Qui con me ho una paperella di gomma, vedi? Perché volevo parlare del congiuntivo. Poi capirai qual è il collegamento tra questa paperella di gomma e il congiuntivo italiano. Mi raccomando, guarda con attenzione perché ti spiegherò il segreto per usare correttamente il congiuntivo in italiano. Se capisci questa cosa, non avrai più dubbi sull'uso del congiuntivo in italiano. Quando dico uso del congiuntivo mi riferisco in particolare alla scelta tra indicativo e congiuntivo. Per esempio, c'è una frase e non sai se usare il congiuntivo oppure l'indicativo. Ho parlato di segreto perché comunque di solito gli insegnanti di italiano non spiegano quello che spiegherò in questo video. Al contrario, molti insegnanti di italiano consigliano di usare un approccio piuttosto rischioso. Dico rischioso perché è un approccio che rischia di farti sbagliare. Se hai dei dubbi sull'uso del congiuntivo, molto probabilmente non è colpa tua. Quasi sicuramente usi l'approccio sbagliato perché ti hanno spiegato male come scegliere tra indicativo e congiuntivo. Carissimi, anzi carissimissimissimi, usare il congiuntivo è semplicissimo, anzi è semplicissimissimo. Una volta che capite questa cosa diventa automaticamente automatico. Se una cosa è certa, cioè automatica, automaticamente usiamo l'indicativo. Se una cosa non è certa, automaticamente usiamo il congiuntivo. Se sei un madrelingua italiano, molto probabilmente usi sempre l'indicativo anche nei casi in cui dovresti usare il congiuntivo. Probabilmente pensi che tutto sommato sia uguale se usi l'indicativo o il congiuntivo. Sì, ma a me che c***o me ne frega a me del congiuntivo? A me che c***o me ne frega di come parlo? Tanto la gente comunque non capisce un c***o. Col congiuntivo mi ci p***o il c***o. Se invece hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente spesso ti blocchi e non riesci a capire se in una determinata frase si debba usare l'indicativo o il congiuntivo. Probabilmente ti vengono in mente delle regole strane che riguardano certezza, incertezza, possibilità, impossibilità, realtà, fantasia, desiderio, speranza, eccetera, eccetera. Allora, se è una cosa certa, si usa l'indicativo, però qui c'è anche un desiderio e col desiderio si usa il congiuntivo, se mi ricordo bene. Allora, come si fa in questo caso? C'è un desiderio certo. Oddio, troppo difficile. Il congiuntivo italiano è troppo difficile. Per fortuna ho qui con me la caffettiera di Lucreziano. Posso chiedere alla caffettiera? Ebbene, queste regole sono delle grandissime stronzate e creano solo confusione. Ma soprattutto per usare correttamente il congiuntivo non è necessario sapere queste regole. Ho una buona notizia da darti. La questione in realtà è molto più semplice di quanto immagini. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito un esempio. Prendiamo la frase: se hai problemi, chiamami. Invece di dire così, io potrei dire: qualora tu abbia dei problemi, chiamami. Queste due frasi hanno lo stesso significato. Ok, qualora è leggermente più formale, diciamo. Però qual è la differenza importante? Che in questa seconda frase ho usato il congiuntivo. Perché ho usato il congiuntivo? Perché c'è la congiunzione qualora. Non puoi dire qualora hai problemi, chiamami. La scelta del congiuntivo non dipende dal significato della frase. Come dicevo, queste due frasi hanno lo stesso significato. Allo stesso modo io potrei dire:
Nel caso in cui tu abbia dei problemi, chiamami. Il significato non cambia, è lo stesso. Anche in questo caso ho usato il congiuntivo. Perché? Perché c'è la locuzione nel caso in cui. Non puoi dire nel caso in cui hai problemi, chiamami. Quindi la scelta del congiuntivo dipende esclusivamente dalle parole che introducono la frase. Non dipende dal significato. Vediamo un altro esempio. Accetterò la loro proposta solo se mi pagano bene. Invece di dire così, io potrei dire accetterò la loro proposta purché mi paghino bene. Il significato di queste frasi è lo stesso. Però, come vedi, nella seconda frase ho usato il congiuntivo. Perché? Perché c'è la congiunzione purché. Purché richiede il congiuntivo. Non puoi dire accetterò la loro proposta purché mi pagano bene. Lo stesso vale per le locuzioni a condizione che e a patto che. Quindi dobbiamo dire a condizione che mi paghino bene e a patto che mi paghino bene. Non puoi dire a condizione che mi pagano bene con l'indicativo. E analogamente non puoi dire a patto che mi pagano bene con l'indicativo. Ma vediamo un ultimo esempio. Capisco la tua situazione, ma non sono d'accordo con te. Invece di dire così, io potrei dire anche se capisco la tua situazione, non sono d'accordo con te. Il significato di queste due frasi è grosso modo lo stesso. Ma attenzione, perché io potrei dire anche sebbene io capisca la tua situazione, non sono d'accordo con te. Questa frase ha lo stesso significato delle precedenti, però ho usato il congiuntivo. Quindi ho detto sebbene capisca. Non ho detto sebbene capisco. Perché? Perché la congiunzione sebbene richiede il congiuntivo. Lo stesso discorso vale per la congiunzione benché. Benché io capisca la tua situazione, non sono d'accordo con te. Non posso dire benché capisco la tua situazione, non sono d'accordo con te. Cioè, sì, c'è gente che lo dice, ok, ma è un errore, è anche un errore piuttosto brutto. Lo stesso discorso vale per la locuzione per quanto io capisca la tua situazione, non sono d'accordo con te. Anche con questa locuzione devi usare il congiuntivo. Quindi, ok, qual è il segreto per usare correttamente il congiuntivo? Quale approccio devi usare per scegliere tra indicativo e congiuntivo? Su cosa ti devi basare? Ti devi basare sulla grammatica, non sul significato. Se ti basi sul significato, avrai sempre dei dubbi e spesso farai degli errori. Fondamentalmente ci sono due approcci, l'approccio del significato e l'approccio della grammatica. Per approccio del significato intendo dire che una persona per scegliere si basa sul significato della frase. Per approccio della grammatica, invece, intendo dire che la persona per decidere si concentra sulla parola o sulla locuzione che introduce la frase. Se usi l'approccio grammaticale o della grammatica, non sbaglierai mai. Concretamente ti consiglio di procedere in questo modo. Usa sempre l'indicativo come modo di default, cioè come modo verbale predefinito. Se incontri una parola, una locuzione, una costruzione che richiede il congiuntivo, usa il congiuntivo. Quindi puoi vedere il congiuntivo più come un'eccezione, cioè c'è la regola di default, la regola predefinita che prevede di usare sempre l'indicativo. Tranne quando ci sono
parole o costruzioni che, per così dire, attivano il congiuntivo. Questo approccio, secondo me, è molto più efficiente rispetto all'idea di dover scegliere ogni volta tra indicativo e congiuntivo. In altre parole, quando parli, usa l'indicativo senza preoccuparti del congiuntivo, tranne quando incontri determinate parole e costruzioni speciali che richiedono il congiuntivo. Possono essere parole, per esempio congiunzioni e verbi, oppure costruzioni, per esempio è un peccato che, sono contento che, mi dispiace che, eccetera, eccetera. Queste parole, queste costruzioni speciali che richiedono il congiuntivo in realtà sono relativamente poche. Possono essere congiunzioni, per esempio, sebbene e benché. Possono essere verbi, per esempio, spero che, penso che, suppongo che. Possono essere costruzioni più complesse, tipo sono contento che, mi dispiace che, è un peccato che, è importante che, eccetera, eccetera. Ci sono anche alcune parole con cui si può usare sia l'indicativo sia il congiuntivo. Mi viene in mente, per esempio, la congiunzione perché. Perché si può usare sia con l'indicativo sia con il congiuntivo. In questo caso cambia il significato. Questo è l'unico caso in cui devi prendere in considerazione il significato. Come dicevo, però, queste parole sono poche. Ecco, con queste parole devi prendere in considerazione il significato della frase. Spero che sia tutto chiaro, che l'affluenza sia con te. E fai attenzione che ho detto la fluenza e non l'affluenza. Comunque, se le ottieni entrambe, tanto di guadagnato. Ma che c***o è sta roba? Ma che c***o serve sta roba?